sono Mariella Bernardini. Io sono Massimo Varengo e comincio io a raccontare un po' di cose. Allora, la vicenda di Piazza Fontana e la morte di Giuseppe Pinelli sono stati due elementi assolutamente determinanti nel salto del mio impegno, del mio impegno politico e sociale. In che senso? Nel senso che io sono della generazione del 1947 e quindi avevo 20 anni quando sono cominciati gli inizi dei movimenti che poi sono sfociati nel famoso biennio 68-69. Ero stato attivo all'interno dei movimenti studenteschi che si sono sviluppati a partire dal famoso caso della Zanzara, dove si era ricostituito un movimento studentesco, parlo degli anni 65-66, si era già costituito un coordinamento studentesco cittadino e di cui appunto ne facevo parte. E a partire da allora ho partecipato alle prime manifestazioni del movimento studentesco del 1967, soprattutto quelle legate all'occupazione dell'Università Cattolica, condotta allora da Mario Capanna e dagli altri, e poi sono partito per militare. Leggevo già la stampa anarchica, nel senso che già dal 1963, tramite una conoscenza, un compagno di scuola, ero venuto a sapere che c'era un'edicola a Milano, esattamente l'edicola in via Aurefici, gestita da Augusta Farvo, che poi ho conosciuto successivamente, che esponeva Umanità Nova. E dato che una professoressa mi definiva regolarmente e mi tacciava di anarchico, per curiosità sono andato a vedere cos'era questo anarchismo, cos'era questo essere anarchico. E dato che il compagno mi aveva indicato questa edicola, sono andato a questa edicola a comprare Umanità Nova. Era il 1963 e da allora ho sempre letto la stampa anarchica, però non ho mai militato in termini anarchici, ma sono sempre stato all'interno di attività culturali, politiche. Ho partecipato al movimento federalista europeo nella fase in cui si parlava appunto molto di federazione europea. E questo per dire appunto che sono arrivato con la scadenza del 69 con un bagaglio molto, molto limitato e molto diversificato e molto di militante di base, diciamo, del movimento studentesco sostanzialmente. E tra l'altro non ho fatto il 68, perché nel febbraio del 68 mi hanno richiamato per il servizio di leva militare, che ho fatto fino nel maggio del 69. Poi il lavoro, appena tornato, mi sono buttato a capofitto nel lavoro, nel senso che per bisogno di famiglia dovevo appunto darmi da fare per tirare avanti. Quindi diciamo che il 12 dicembre del 69, che mi ha trovato su un tram di Milano mentre tornavo dalla visita di un cliente, mi occupavo di infiltrazione allora, e fui colto da questa notizia di questa esplosione, che fu subito classificata come esplosione di una caldaia, invece poi si seppe che cosa era. E lì fui un po' travolto da questa situazione, molto, molto colpito. Poi la morte di Giuseppe Pinelli, contrabbandata appunto come suicidio, mi diede veramente una scossa, una grande scossa elettrica, mi colpì umanamente in termini molto, molto forti, e da allora decisi di cambiare un po' quello che era l'ordine della mia vita, e a partire da allora mi cambiai lavoro, passai a un lavoro part time che mi diede possibilità di avere più tempo libero, cercai contatto con realtà politiche e sociali che mi sembravano particolarmente significative, tra l'altro quelle che gravitavano intorno alla facoltà d'architettura, che allora era un continuo di occupazioni e di mobilitazioni. Entrai in contatto con quel mondo,
iscrivendomi poi alla facoltà di architettura come studente serale, e lì cominciai a entrare in contatto con il movimento, con il gruppo libertario del Politecnico, che allora aveva come uno dei principali esponenti Alberto Siassaro, che divenne poi preside della facoltà di design di architettura e che fu uno di quelli che appunto era più attivo all'interno di questo gruppo, perlomeno nel primo anno. Poi da allora conobbi lei, conobbi altri e costituimmo proprio un gruppo ancora più specifico, più collegato al movimento nazionale. E lì è cominciata subito a capofitto un'attività frenetica. Prendemmo una piccola sede nella parte del quartiere Feltre. Prima occupammo un'aula d'architettura, la famosa Aula F, che era un luogo di ritrovo in cui da lì è nato il gruppo, diciamo, di architettura che però si muoveva anche sul territorio. Esatto, il gruppo poi assunse l'addizione di Movimento Anarco-Comunista ed era un gruppo che appunto raggruppava vari studenti di architettura, ma non solo, di tutta città studi praticamente, da ingegneria alle facoltà di scienze e così via, e divenne un punto di riferimento molto forte in quella realtà. Avremmo degli scontri con il movimento studentesco di Capanna e tenemmo in piedi delle occupazioni di città studi. Mi ricordo una mozione famosa in cui battemmo il movimento studentesco e i collettivi di città studi e determinammo l'occupazione dell'intero Politecnico di Milano. E fummo attaccati duramente anche in varie fasi, come nel caso per esempio dell'occupazione delle case di Viale Tibaldi, in cui poi l'occupazione della facoltà di architettura, che si trasformò in una specie di fortino, resistette per una notte intera agli assalti della polizia e così via. Poi ci fu lo sgombero, ci fu tutta una serie di mobilitazioni, vabbè, e cose di quegli anni. Nel movimento specifico ci buttammo prima prendendo i contatti con i compagni del gruppo Bandiera Nera di Milano. Personalmente partecipai alle prime riunioni della redazione di A Rivista Anarchica e mi ricordo che il primo articolo che scrissi su un giornale anarchico fu la traduzione di un pezzo inglese sulla Angry Brigade, sulla Brigata degli Arrabbiati, di Stuart Christie, tra l'altro Stuart Christie che è morto proprio quest'estate, agosto del 2020. E poi ci buttammo dentro questo comitato Valpreda e nella campagna per la liberazione di questi compagni. E fu una campagna assolutamente vigorosa, nel senso che partecipammo alle scadenze nazionali di coordinamento di questa campagna e poi partecipammo, mettemmo in piedi tantissime iniziative, dai comizi di strada, da manifesti. Vabbè, qui abbiamo un archivio di centinaia e centinaia di manifesti fatti all'epoca, alcuni stampati, altri serigrafati, proprio sulla campagna Valpreda, sulla strage di Stato. Mettemmo anche in piedi una serigrafia anche per poter fare dei manifesti veloci senza dipendere appunto dalle tipografie e anche per poter esprimere cose che potessero evidentemente bypassare la questione della censura, e cose che si facevano anche abbastanza abitualmente nella rete militante del movimento di allora. E quindi questa campagna procedette. Tra l'altro un altro ricordo personale che ho molto forte è che ci fu un'iniziativa al Teatro Lirico, un'iniziativa molto grossa per richiedere la liberazione di Valpreda e compagni, Gargamelli e Borghese, che erano ancora detenuti, e per la verità sulla morte di Pinelli, nel 72, mi Due, pare, nel 72. 72. E ricordo che i compagni di Bandiera Nera mi gettarono letteralmente sul palco a fare un intervento sulla giustizia o qualcosa del genere,
E fu il primo intervento pubblico che io feci e fu per me un trauma, nel senso che per la prima volta mi trovai a parlare di fronte a una platea di 3.000 persone, perché il lirico in quell'occasione era strapieno, era assolutamente strapieno e lì ricordo il panico che mi prese, ma anche così. La consapevolezza dell'importanza del momento, dell'importanza di continuare a battere quel chiodo finché non si arrivasse alla conclusione, alla libertà dei compagni, alla verità sulla strage di Piazza Fontana e sull'assassinio di Pinelli. E ricordo poi che nel dicembre del 72 andammo a prendere Valpreda all'aeroporto di Linate, quando arrivò dopo la liberazione, la scarcerazione da Roma. Arrivò e noi andammo nella notte, mi ricordo era verso mezzanotte, all'aeroporto di Linate ad accoglierlo, ma non ce lo fecero vedere perché glielo fecero uscire da un'altra strada, da un'altra via. E poi il giorno dopo o 2 giorni dopo, adesso esattamente, cronologicamente non ricordo, Valpreda che venne al nostro circolo, allora il circolo che noi gestivamo era il circolo denominato Pinelli, di Via Scaldasole 5, che era il vecchio circolo in cui fu fermato Pinelli, e era il vecchio circolo che era stato messo in piedi proprio in quell'anno per dare corpo al movimento nella zona sud di Milano, mentre il ponte della Gesualfa era concentrato nella zona nord-ovest, verso appunto Piazzale Lugano 31 e così via. E Valpreda venne a trovarci nel circolo lì, di Via Scaldasole e niente, avevamo appunto questo incontro, questa grande soddisfazione di aver conseguito perlomeno questo risultato, questo risultato. Poi dopo di allora continuammo la campagna per la verità sulla morte e l'assassinio di Pinelli e con Valpreda facemmo sia io sia il compagno Sergio Costa, che era del nostro gruppo, facemmo diverse iniziative per l'Italia. Ricordo una molto importante che toccò Imola, Faenza e Castel Bolognese, mi pare, e quella zona della Romagna con lui e adesso mi sfugge il nome, con un altro compagno molto noto del movimento di allora, e facemmo questa iniziativa, un'iniziativa molto importante, molto significativa, ma come ne facemmo altre in altre località e così via. Nel frattempo nel movimento evidentemente non c'era solo questo, e sì, ecco, c'era Alfredo Tarachini in questa iniziativa e ecco, adesso me la sono ricordato e lo dico. Era un'organizzativa anche organizzata, c'era Massimo Ortali, c'era il gruppo di Imola e così via. Volevi aggiungere qualcosa? Non so se partire, se andare un po' indietro e poi magari Certo. poi arriviamo agli anni 70. Beh, io sono di Porto d'Ascoli, diciamo, che da piccola di fianco alla mia scuola c'era una bacheca e spesso trovavo. Io era la mia scuola elementare, per cui erano gli anni 60, trovavo dei manifesti anarchici perché a Porto d'Ascoli c'era un gruppo significativo, fra cui Olivieri, poi dopo indagando ho scoperto che c'era un gruppo che si trovava, erano in tanti, fra cui questo Olivieri. Questa bacheca mi incuriosiva come ragazzino perché durante le elezioni tiravano sempre fuori un manifesto con le famose, che adesso ormai per noi è usuale, cioè che abbiamo già visto altre volte, le famose pecore bianche con la pecora nera che si distacca. Allora io, ragazzino dell'elementare, mi incantavo a vedere questo manifesto. Poi sono venuta a Milano nel 68,
No, nel 68. Nel 68 ho frequentato a Pescara il liceo artistico e lì sono iniziate le prime occupazioni, la prima formazione, diciamo, politica, non anarchica specifica, ma comunque che seguiva gli avvenimenti del periodo. Il primo scontro con la polizia, per cui siamo andati ai giornali a protestare come se fosse una cosa un po' strana, soprattutto per Pescara, era la prima volta che c'erano dei movimenti significativi. Occupammo il liceo artistico, vennero degli studenti di architettura di Pescara, chiaramente ci furono delle assemblee e lì cominciai la mia attività politica con l'occupazione del liceo artistico. Poi sono venuta a Milano nel 69 e nel ottobre-novembre 69 ho visto ho partecipato, anche se all'inizio un po' di lato, alle prime manifestazioni che c'erano e spesso partivano dalla statale. Spesso erano manifestazioni notturne, nel senso che c'era tutto il discorso studenti e lavoratori insieme nella lotta. E in fondo a queste manifestazioni, che erano o per Vietnam o per altre problematiche, c'erano sempre quelli che poi venivano definiti i brerini. C'era questo gruppo di anarchici che si trovavano a Brera, probabilmente nella zona del Bar Giamaica, che si mettevano sempre in fondo al corteo per me era un po' una cosa strana perché li vedevo sempre con questi mantelli neri, avvolti in questi mantelli neri, spesso con cappelli, cioè un po' originali, che si distaccavano da tutta l'altra parte del corteo che gridava Viva Lenin, Stalin e Mao Zedong. Beh, loro in fondo erano proprio una parte separata di quelle manifestazioni. E lì ho visto, insomma, ho partecipato alle prime manifestazioni e poi ad architettura, l'ha detto prima Massimo, l'Aula F, abbiamo iniziato questa attività e Ci sarebbe da dire qualche cosa in aggiunta anche sul grande impegno controinformativo che ci fu in quegli anni. E la controinformazione era assolutamente fondamentale in quel periodo perché la tonnellata di fango che veniva riversata quotidianamente dalla stampa era veramente imponente, quindi si trattava di andare a ricostruire tutti gli avvenimenti, spiegarli e documentarli e così via. E lì il lavoro di controinformazione ci ha impegnato molto, chi più e chi meno. Ci sono stati dei compagni che a tempo pieno si sono dedicati a questo, altri che hanno sostenuto e appoggiato questo tipo di lavoro per quanto avessero le loro competenze. Ora, per quanto mi riguarda, ho partecipato evidentemente in collegamento. Io allora, a partire dal 1972, ero aderente alla Federazione Anarchica Italiana, ho partecipato insieme a altri compagni di Palermo, soprattutto del gruppo Macno, Antonio Cardella e così via, a un lavoro di controinformazione che riguardasse sia le questioni di Piazza Fontana, e sia le questioni riguardanti altri casi che si erano verificati in quegli anni. Uno di questi, importantissimo, la vicenda di Giovanni Marini, l'anarchico salernitano, l'altra, altrettanto importante, ma anche questa però molto più chiara, è quella che ha riguardato, Franco Serantini, assassinato dalla polizia a Pisa. Ma oltre a questo c'erano quotidianamente tentativi di infiltrazione, tentativi di provocazione ai quali bisognava rispondere, bisognava cercare di rintuzzare. Nella Federazione Anarchica costituimmo
un comitato anarchico di difesa specifico che aveva lo scopo di coordinare l'iniziativa dei compagni a livello locale che seguissero le necessarie operazioni controinformative, cioè la raccolta dati e così via. E il Comitato Anarchico di Difesa si è mosso per diversi anni su questo fronte e ha costituito un elemento importante del lavoro politico controinformativo di opposizione, questo fino ai tempi e anche durante i tempi dell'epoca della cosiddetta lotta armata. Quindi parliamo a cavallo degli anni del movimento del 77 fino praticamente ai primi anni 80. È un lavoro che evidentemente, come quello precedente della Croce Nera Anarchica o come quello del Comitato Politico Giuridico di Difesa, che ancora oggi non è stato completamente esplicitato, anche perché parecchia gente è ancora viva e ci sono evidentemente ancora aspetti che sarebbe interessante chiarire e documentare. Probabilmente sarà un lavoro che verrà fatto, come sta già iniziando a fare, mi pare, il Centro Studi sul il lavoro sulla Croce Nera e credo che anche su altri settori, in parte Cardella si è speso sul Comitato Politico di Difesa. Per la storia del Comitato Anarchico di Difesa della FAI ci sarà tempo poi per parlarne ulteriormente.